Cari amici, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi dell'8 luglio. Si tratta del più grande, straordinario bluff del secolo. Guardate, questa roba dello sblocca cantieri è una roba favolosa. Perché è favoloso Conte? Dobbiamo apprezzare il fatto di aver trovato finalmente un uomo talmente pieno di sé che non si rende conto, lui e Casalino non si rendono conto, sono come due gemelli siamesi, non si rendono conto di quello ormai che anche dicono. Conte è un decreto di cui mi vanterò nell'UE. Questo ha detto Conte, è un decreto di cui mi vanterò nell'UE. Stiamo parlando di un decreto in cui sono state sbloccate, secondo lui, 130 opere salvo intese. Toc toc! Io voglio chiedere a una persona normale, una che fa una vita normale, che esce di casa se c'è un lavoro e va a parlare con il proprio capo se c'è un lavoro e se c'è un capo e gli dice: guarda che faccio quella cosa salvo intese, il capo lo prende a calci nel sedere, salvo intese. Vabbè, comunque andiamo avanti sulla fattualità di quello che c'è scritto. Nomina commissari ad hoc, il Corriere della Sera, il governo sblocca 130 opere. Falso, non sblocca neanche un'opera. In realtà ci sarebbero 35 opere che potrebbero subire un commissariamento e 130 opere sono invece prioritarie, cioè non c'è nulla. Alcuni dicono che invece sono 47 le opere nell'elenco ristretto, altri invece dicono che sono 35 quell'elenco delle opere negli elenchi ristretti. Stiamo parlando di fuffa allo stato puro. I commissari avranno poteri molto inferiori a quelli che dovrebbero essere attribuiti a Bucci e a Toti, e cioè il famoso modello Genova, e poi ci sono tutta una serie di elementi critici. Voi dite quanto stai esagerando contro questo governo, non te ne va bene una. Ci sono alcune cose positive, per esempio in questo decreto, voglio dire, si fa qualche piccolo passo avanti su qualche cosa, ve lo citerò perché quello di cui mi fido oggi di più è Santilli sul Sole 24 Ore, non che gli altri non lo dicono, ma è uno che segue gli appalti pubblici e quindi dice che qualcosa di buono c'è. Ma scordatevi che in questo paese si risolve una questione come quella delle opere pubbliche con questi decreti salva intese. I commissari, vi ho già detto che non avranno pieni poteri, e poi leggiamo un po' di articoli, diciamo, di commentatori. Rizzo, la cosa fondamentale che dice Rizzo, criticando molto sul Corriere sulla Repubblica questo pezzo, questo diciamo decreto, è, dice: beh ragazzi, mettiamo una data di scadenza alla fine delle opere. Io non so se c'è la pontina tra queste opere che mi raccontano essere praticamente tutta appaltata, tutta pronta, tutta cantierizzabile, ma c'è il ricorso al TAR di quello precedente. Io non so se c'è la maglie Leuca, che sono anni che viene bloccata, non lo so se ci sono tra queste opere, non lo so se entreranno nei 130, non so se sono nei 40, 48 dei commissari o nelle 31, io non lo so se ci sono. So che in questo paese, se non c'è la buona volontà di qualcuno che si prende le responsabilità, non si fa nulla, e le date di scadenza ovviamente non ci sono. E l'altra cosa che dice Rizzo, il sospetto è che si tratti di una misura propagandistica. Andrà alla UE, come dice Conte, è un decreto di cui mi vanterò. Conte si vanta di tutto, anche di andare al cinema al cinema all'aperto, quando non vede neanche uno dei cinematografari che vorrebbero sapere come riaprire. I nostri protocolli meravigliosi. Poi andiamo a vedere le cose serie di meraviglioso. Santilli dice: beh, ci sono alcune cose interessanti all'interno di questo decreto, però si è occupato molto di più di tutelare le gare, e questa è la obiezione fondamentale che gli fa anche il presidente del Lancio Buia, che è: come fare le gare? Ma le gare sono soltanto un aspetto del problema, spiegano tutti quanti tecnici, anche a mia ignoranza. Cioè, affidare questo pezzo di strada a Tizio Caio, beh sì, è un tema, ma non è il tema fondamentale. Il tema fondamentale è che portare un progetto in cantiere ci impiega normalmente 8 anni, che vuol dire che tu hai vinto la gara, ma poi per fare il cantiere ci metti 8 anni. Qual è l'unico che non ci ha messo 8 anni, ma un anno? Il ponte di Genova, con due commissari straordinari che l'hanno fatto insieme a Impregilo e a Salini Impregilo. L'altra cosa fantastica che ci racconta Santilli, che fa in realtà un pezzo che sembra positivo, ma che ci racconta e ci disvela il vero casino italiano, è che noi abbiamo affidato a Costa, al ministro dell'ambiente, pensate un po' voi, a Costa, poi a un generale della Guardia Forestale che si è fatto carabiniere, che ha fatto la sua grande vita e la sua grande carriera da grillino sulla Terra dei Fuochi, sputtanando tutta un'area, in realtà, come spiega una grande inchiesta
richiesta del foglio, che ancora mi ricordo un po' di anni fa era solo qualche chilometro quadrato, ecco, voi pensate di affidare il potere di veto su ogni opera pubblica a Costa? I tempi per la VIA, per la valutazione di impatto ambientale, in Italia sono 12 anni, quindi il problema non è la gara, sostiene Santilli, ma che si apre il ministro dell'ambiente che ha un potere di veto su qualsiasi cosa. E tra l'altro, voi pensate che questa sia una roba, diciamo, campata in aria? Oggi c'è un pezzo di 15 righe, proprio nel giorno in cui si sbloccano i cantieri, di Michelangelo Borrillo, e parla del raddoppio della ferrovia tra Pescara e Bari, che è a binario unico, inaugurato nel 1863 da Vittorio Emanuele II. Nella Pescara-Bari c'è un binario unico, tant'è che ci hanno solo i tir ormai in quella zona, perché il binario unico, voi capite, oltre alla sicurezza, quanto funziona in termini di efficienza. E sapete qual è il problema per il quale questa gara, che è stata finanziata e pronta dal 2001, il raddoppio è bloccato? È bloccato dal ministro Costa, da quello di cui parlavamo prima con Santilli sul Sole 24 Ore, perché... perché c'è un problema di nidificazioni per alcune specie di uccelli. Allora, io degli uccelli che non riescono a nidificare sul raddoppio della Pescara-Bari me ne sbatto le palle. Questo dovrebbe dire un politico, un commissario, uno che vuole far andare avanti questo paese. E lo dovrebbe dire anche uno di questi che fingono di fare i green. Perché se non raddoppi quella ferrovia perché c'hai i nidi, succede che raddoppi, decuplichi la CO2, di cui me ne fotte nulla perché non è inquinante, ma le sostanze inquinanti che sono emesse dalla gomma. Questo non lo capiscono, ma abbiamo il problema dei nidi, non abbiamo il problema del raddoppio della ferrovia. E voi capite che in questa maniera i 130 cantieri, salvo intese, fatte da Costa, Conte, Bonafede e questa gente qua, ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Ci sono alcune cose un po' migliori, ma no, aspettate, ma poi ce n'è un'altra. La questione di Genova, io sono qua in Liguria, cioè la questione che qui non ci si arriva in Liguria. Ieri ho preso il treno, grazie al cielo, da Roma, meglio prendere il treno perché devi evitare le autostrade e le strade ligure. Derivano tutte da un'interpretazione restrittiva di una norma del 1967 che questi geni del Ministero dei Trasporti hanno implementato dal 28 maggio del 2020, uccidendo Liguria, spiagge, turismo, porto, se ne sbattono le palle. L'ho cercato di scrivere oggi sui 10 motivi per i quali sul giornale, lo pubblico più tardi ovviamente anche sul sito, più tardi leggetelo intanto sul giornale, i 10 motivi per i quali basta un po' di buonsenso, quel buonsenso per cui adesso scade la moratoria, lo leggo sul Sole 24 Ore, dell'antincendio nelle gallerie, e dal 21 luglio rischiamo che tutte le gallerie italiane saranno a senso unico, se non chiuso. Nel frattempo la stampa fa lo scoop degli scoop, e cioè mentre Bucci, il sindaco commissario, fa un'intervista al Sole 24 Ore che non sa, dice non so a chi darò il ponte Morandi che è pronto, la stampa nel frattempo dice che il ponte Morandi, secondo la De Micheli, andrà ai Benetton, e cioè a quelli che hanno la concessione autostradale, ma non gli hanno fatto fare il ponte, quindi non gli fanno fare il ponte ma gli danno il ponte. Questo è un governo di pazzi, scriteriati. Quando il giorno dopo l'incidente del ponte questi hanno detto dobbiamo togliere la concessione Benetton e i tempi della giustizia non possono essere i tempi nostri, ha detto Conte, che dovrebbe fare l'avvocato amministrativista, cioè li ha condannati prima di qualsiasi sentenza. Sono passati due cazzo di anni e non solo non gli ha tolto la concessione, ma li ha talmente messi in un angolo che questi sono, non investono, non manutengono, non sanno che cosa dovranno fare. Da una parte li uccidono, dall'altra gli ridanno il ponte a cui non gli hanno permesso di costruire, dall'altro c'è sui giornali di oggi gli rinnovano le concessioni per Fiumicino. Questo è un paese governato da degli ubriachi, perché se Benetton sono dei criminali mettiamoli in galera, ma se non sono dei criminali li teniamo in questa maniera, è altrettanto criminale considerare una delle poche multinazionali italiane in questa maniera. Non è che c'è una via di mezzo, no, li stiamo mettendo come la rana bollita a bollire in quest'acqua calda finché non muoiono, insieme a tutti gli italiani che ci stanno dentro. Nel frattempo forse qualche passo avanti, nonostante Bonafede, è stato fatto al Consiglio dei Ministri ieri su questo reato assurdo che si chiama l'abuso d'ufficio, che blocca e paralizza, come dice qualcuno, la firma dei funzionari pubblici, perché probabilmente è punibile soltanto se c'è dolo.
cioè consapevolezza e intenzionalità nell'aver fatto qualche cosa e qualche danno da parte del funzionario pubblico. Nel frattempo quindi hanno circoscritto i reati di abuso d'ufficio e di danno erariale, cioè tutte cose che potrebbero permettere, come si dice, ai funzionari pubblici di cagarsi un po' meno sotto a firmare qualche cosa. Dall'altra parte hanno detto che possono essere invece puniti se c'è da parte loro dell'inerzia nell'approvare, ma insomma questo è il paese che, come nota Macioce, come nota Libero, come nota molti giornali, e purtroppo lo noto anch'io sul giornale, riesce ad affidare l'emergenza della riapertura delle scuole, pensate un po' voi, rullo di tamburi, a chi si affida? Voi prendete tutti gli italiani, ci sono 60 milioni di italiani, cervelli all'estero, civil servants, commissari, professori universitari, impiegati, artigiani, a chi affidiamo secondo voi la gestione dell'emergenza scolastica, perché dobbiamo fare 2 milioni di test per i professori per capire se possono tornare a scuola, a chi affidiamo? Arcuri, giuro, non è una barzelletta. Questa sembra una barzelletta, come i carabinieri, come no, quelle barzellette che fanno sugli ebrei, sui carabinieri, sui terroni, su... questa è la barzelletta. A chi affidi l'emergenza sanitaria? Ad Arcuri. Come si comporta? Malissimo. Cosa fa col suo stipendio? Enorme. C'è una nuova emergenza, che è quella della scuola. A chi la affidi? Ad Arcuri! Ma ragazzi, sembra che siamo veramente in un sogno, in un Truman Show. Arcuri, tu Arcuri dovresti stringergli la mano, gli dovresti dire: senti Arcuri, già secondo la Corte dei Conti hai preso 1,3 milioni di più di troppo rispetto a quello dovuto, adesso ti prego, sulla scuola almeno quella, sulla sanità non ci sei stato capace, sulla sanità non sei capace, sui testi, sui spi, adesso pure la scuola ti rompe. Beh, insomma, avete capito, parlo così perché non voglio essere compreso dagli avvocati che mi cureranno. Nel frattempo c'è la grande intervista a Piano, fatta da Francesco Merlo. Io queste cose le adoro, perché Piano è uno di quelli che ti viene, grandissimo architetto, però quando lo vedi ti viene di fargli una pernacchia, perché veramente si sente come Arcuri, quasi. No, Arcuri si sente un po' di più di Piano. Però dice, non dimenticherò mai i 1,000 all'opera sul mio ponte. Sul mio ponte, l'eroe di quel ponte purtroppo non è Piano, l'eroe di quel ponte è semmai l'azienda che l'ha costruito e gli artigiani che l'hanno fatto. Il mio ponte, scritto da Piano, è da anche in questo caso una consapevolezza di quello, neanche una parola di come si chiama, perché ci prova Francesco Merlo. Beh, comunque questi commissari di destra, tu che sei un uomo di sinistra, l'hanno fatta bene, niente, non riesce a dire niente. Poi l'unica cosa che dice Piano in questo incredibile pezzo di autocelebrazione di se stesso, non tanto di Merlo, anche se Merlo ci mette del suo, si capisce che si amano da francesi, da italiani che vivono a Parigi, le frecce tricolori non mi fanno palpitare. Fantastico, le frecce tricolori non mi fanno. Ecco, a me invece il tricolore ancora mi fa palpitare, anche l'inno d'Italia, cose che forse al miliardario Piano con studio a Parigi non lo fa palpitare. Beh, insomma, non ci voleva forse la trasmissione Quarta Repubblica, oggi tutti quanti ricordano sui giornali Il Messaggero la falsa partenza del bonus vacanza, lo aveva detto Bernabò Bocca, ma l'avevano capito tutti che questo bonus, che doveva andare soltanto alle famiglie sotto i 40.000 di ISE e che vale 500 euro anticipati dagli albergatori, sarebbe stata una cagata pazzesca. Non c'era bisogno di mettere di avere la palla di vetro per capirla, come non c'è bisogno di avere la palla di vetro per capire che fine faranno i 130 progetti speciali del Salvo Intese. Beh, insomma, Il Messaggero ci spiega che questa falsa partenza riguarda 1 su 2 degli albergatori laziali che lo accetta. Beh, poi c'è tutta, diciamo, la controffensiva del giudice Esposito oggi su Repubblica e sul Fatto. Su Repubblica fa un'intervista in cui dice: tutto fatto bene, il comportamento di Franco è inqualificabile, purtroppo non è più vivo per poterlo denunciare. Io segnalo soltanto a quelli che ci ascoltano che il giudice Esposito denuncerà anche me, ovviamente per querela, denuncerà tante persone, ne ha denunciate tante, tra cui i 3 camerieri dell'albergo che dicevano che ogni volta che entravano in quell'albergo di proprietà di Forza Italia diceva che era una chiavica Berlusconi, questo testimoniano questi signori, e che l'avrebbe voluto mettere in galera, dicevano questi 3 camerieri, e ha denunciato anche loro, e non mi sembra che la denuncia sia arrivata da nessuna parte. Continua a sbandierare questa denuncia, che non mi sembra che non abbia fatto
stato neanche un rinvio a giudizio di quei tre camerieri, perché non sono stati voglio dire considerati dei malfattori dal PM di Napoli. Nel frattempo la cosa stupenda di Travaglio, che continua a definire noi che parliamo di queste cose inquinati dal pregiudizio, mentre lui invece è una persona completamente libera, Travaglio, uno che c'ha, no, quel famoso preservativo nella testa tra i due neuroni dentro il quale c'è il codice di procedura penale, ma che qualcuno mi dice sta esagerando perché non lo conosce neanche troppo bene. Beh, Travaglio è straordinario, perché oggi dice il bagnino, il cameriere, l'addetto alla spiaggia non sono autorevoli, cioè prende in giro l'autorevolezza di tre persone che dicono che il presidente della Cassazione aveva un pregiudizio nei confronti per il lavoro che fanno. Caro Travaglio, anche un bagnino, anche un cameriere possono essere autorevoli quanto un presidente della Cassazione, che peraltro vi consiglio di sentire cosa dice, come viene intervistato da Manzo, dal giornalista del Mattino, a cui Esposito lo chiama dopo mezz'ora, gli confessa immediatamente che ha vinto, che ha fatto la motivazione, e glielo dice in un italiano allucinante, e poi denuncia il giornalista del Mattino perché gli dice non t'ho detto niente, e il giornalista del Mattino tira fuori le cassette e dice ma che stai a dire, e tant'è che vince la denuncia. A proposito di denuncia di Esposito, guarda, è una storia grottesca. Tra l'altro Esposito dipendente, come direbbe Travaglio, proprio di Travaglio, no, dipendente, impiegato di Travaglio, la parola giusta, ma non merita neanche il tempo che gli ho dedicato a Travaglio, a questa roba qua. Nel frattempo l'unica cosa che i giornali oggi si dimenticano di fare e di raccontare, secondo me, altro che il decreto, come si suol dire, salvo intese, e che nel frattempo questi geni deficienti, cretini, imbarazzanti di nostri economisti al governo, quando dicevano il lockdown ci ha salvato, il livello europeo, com'è che ha detto oggi? Ha detto è un decreto di cui mi vanterò nell'Europa, questo si vanta tanto nell'Europa, il paese che perde più PIL in Europa, sapete chi è? La Spagna, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, il Portogallo, la Grecia, no, l'Italia, meno 11,2% di PIL, e questi qui stanno ancora a Palazzo Chigi a fare i fenomeni con Casalino ripresi a Villa Doria Pamphili, e stanno ancora lì a dire e a trovare le intese. In un paese normale la gente direbbe a casa, e lo diciamo, ma non avremo possibilità di farlo. Nel frattempo c'è tempo, 30% delle imprese rischia di chiudere, ma ce ne fotteremo, come era chiaro. Ma non è che questa cosa la dico ora, chi mi segue con la zuppa sa perfettamente che giovani, donne, disoccupati, contratti a termine, stavano capendo durante il lockdown che sarebbe stati fottuti, mentre questi giocavano con Arcuri a fare i salvatori della patria. Beh, nel frattempo ancora il giornale unico del virus gode. Oggi sapete perché gode? Non perché sono aumentati i contagi come fino a sabato scorso, no. Oggi sapete perché gode? Tutti i giornali, perché Bolsonaro si sarebbe preso il virus. Ora il virus colpisce il negazionista Bolsonaro. Mi complimento con, diciamo, la straordinaria umanità dei nostri giornali osservatori e virologi. Chi era? Lopalco, che disse su Boris Johnson la fortuna è cieca, il virus no, quando Boris Johnson si prese il virus. Beh, questi godono che un leader mondiale come Bolsonaro, siccome loro sta sulle balle, si sia preso il virus. Virus che loro considerano mortale, io no, ma loro lo considerano mortale. Quindi loro godono che un leader europeo o mondiale si prende un virus mortale. Io li trovo squallidi, orrendi. Michele Serra oggi ci dice, che fa tanto il corretto politicamente, ci dice, beh, scandalizzato da questa cena che ha fatto Bolsonaro senza mascherine, assembrato con l'ambasciatore americano. Ma qual è il problema? Il problema è che non c'era una donna, dice. Tra l'altro la donna effettivamente ha ragione Serra, forse era un po' più immune degli uomini, come dimostra il caso, ma sono tutti, godono come dei ricci, questi che ci fanno le lezioncine, che Bolsonaro si sia preso il virus che loro considerano mortale. Io la trovo una cosa di uno squallore unico. Nel frattempo il PIL italiano diminuisce dell'11,2%, e il nostro Presidente del Consiglio dice ci vantiamo in Europa del decreto salvo intesa sblocca cantieri. Roba da matti.